Ciao a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui con una nuova recensione. Vi andremo a dare la nostra opinione su un gioco e questa volta parliamo di The Quarry. Noi l'abbiamo giocato un po' dopo perché abbiamo trovato un'offerta, l'abbiamo pagato 45 euro invece di 70. E l'abbiamo preso giusto un paio di settimane dopo. L'abbiamo fatto perché comunque, come vi avevamo già accennato nella nostra top dei giochi più attesi, ok che The Quarry si è posto come l'erede di Until Dawn, però il fatto che si è portato dietro il prezzo di 70 euro dopo che Dark Pictures ci ha abituato a pagare 30 euro ci aveva un po' infastidito, quindi abbiamo cercato di risparmiare e così abbiamo fatto. E quindi, tralasciando questa piccolissima parentesi, che comunque non c'entra nulla con la recensione, ovviamente. Beh, poi vedrete nei prossimi giorni di tutta la serie. Beh, forse è già uscita in realtà. Sì. Abbiamo portato in live la nostra prima partita, perché poi ne abbiamo giocate altre 4-5 dopo, sì. Perché abbiamo fatto pure il platino. Allora, su The Quarry in realtà c'è molto da dire. Partiamo col presupposto, con la base, cioè che Until Dawn era appunto, gli sviluppatori sono sempre gli stessi della Dark Pictures e di Until Dawn, con l'unica differenza che la Dark Pictures è pubblicata da Bandai, Until Dawn è stato pubblicato da PlayStation e The Quarry è stato pubblicato da 2K, quindi queste sono le differenze principali di pubblicazione almeno. Questo The Quarry comunque parte veramente come un Until Dawn a tutti gli effetti, cioè nel senso che il primo effetto che abbiamo avuto quando l'abbiamo giocato e così via è che sembrava proprio non una scopiazzatura negativa di Until Dawn, però che ti buttava di continuo i richiami, nel tipo sembrava proprio fatto sullo stile, cioè una stessa storia con elementi diversi, tipo abbiamo cambiato i personaggi, abbiamo cambiato il luogo, però la base della storia è quasi la stessa. Infatti abbiamo pensato che vedere questo The Quarry dopo tutti questi anni da Until Dawn ti dà un bel effetto, perché dici ok, è un gioco simile ad Until Dawn. Quasi un effetto nostalgia. Però se invece fosse uscito subito dopo Until Dawn avremmo detto vabbè, però questi hanno fatto solo quella storia e mo hanno fatto un'altra cosa praticamente quasi uguale. Diciamo, assumeva un tono più negativo. Perché allora, The Quarry parte con questo gruppo di ragazzi che fanno tipo da tutor in questo campo estivo, e il giorno dell'addio, diciamo, a questo campo estivo, dopo che già i bambini se ne sono andati, restano soli i tutor, uno di loro decide di sabotare il furgone per restare un'altra giornata in più con la sua fiamma. Vabbè, con i vari amici del campo. Non è vero, no, non se ne fregava proprio. Vabbè, però, diciamo, vabbè, era per passare il tempo tutti insieme. E quindi ha deciso di sabotare questo furgoncino, incombendo però nelle ire del capo della baita, tutto incazzato, con un urlo incredibile mentre abbassava quel cofano e le bestemmie che non riusciva ad esprimere. Comunque sì, e questo perché? Perché loro, il capo della baita, voleva essere dove andare assolutamente questo giorno qui, proprio preciso, non potevano stare neanche un giorno di più. Perché a quanto pare succede qualcosa che non vi diciamo per non farvi spoiler di nessun tipo. Diciamo comunque che non vi facciamo nessun tipo di spoiler, anche se comunque abbiamo notato qualche buco di trama e cose che non sono state proprio spiegate appieno. Noi l'abbiamo giocato 4-5 volte, quindi anche in modo abbastanza approfondito. Per esempio, per quelli che l'hanno giocato e quindi riescono a capire questa piccola cosa, c'è una base, ovvero che nel gioco è chiaro che una volta al mese succede un evento particolare dove non ci deve stare nessuno nei pressi. Tuttavia, i nostri protagonisti restano 2 mesi nel campo. Quindi ci sta un giorno dove sarebbe dovuto succedere qualcosa, però non è successo niente. Quindi non si sa, non è spiegato. Infatti queste sono alcune cose piccole che non sono state spiegate e che in verità i collezionabili di The Quarry sono anche stati un po', non dico noiosi, però abbastanza superficiali. Non c'era proprio la cosa di metterti a leggere, di scoprire veramente informazioni in più. Erano molte immagini, cioè vedevi proprio l'oggetto, non c'era bisogno neanche di aprirlo. Già lo capivi guardandolo in gioco che cos'era e cosa serviva. A livello di storia non è per niente horror. No, non ci sta nemmeno un momento in verità proprio di paura. Diciamo, vabbè, tensione molto, forse, ma vabbè, no, ma proprio a livello basilare, niente di
Beh, anche a livello di violenza, eh. Ah, sì, molto, molto basso. Sarà che noi siamo abituati a livelli molto alti in realtà, perché a noi piacciono molto cose violente. Noi l'abbiamo trovato abbastanza basilare questo. A parte qualche piccolissima scena che potrebbe dar fastidio a qualcuno particolarmente impressionabile, però niente proprio. Inoltre poi che comunque per quanto fa parte del gameplay influisce appunto molto sulla trama, visto che qui la trama e il gameplay sono proprio che si mixano, no? Sul livello di trama e di aspetto horror influisce molto il fatto che comunque i quick time sono realizzati in modo veramente molto semplice, mentre in altri giochi ci sta tipo che so, premi la sequenza a triangolo, quadrato, poi premi X, quindi tu non sai nemmeno che cosa esce. Qui sono quasi tutti quanti in movimento dello stick, a sinistra, a destra, sopra e sotto. Quindi diciamo questa cosa dello stick semplifica particolarmente le cose. E poi vabbè, anche hanno diciamo fatto un'alternativa del sistema se avete giocato i giochi di Dark Pictures. Lo sapete, ci sta quella. In Dark Pictures è la sequenza del battito. Devi premere X o triangolo in un determinato momento per non farti tipo sentire. Invece qui hanno messo di trattenere il respiro, però è veramente molto semplice. Cioè, sono pochissime sezioni e proprio facili da superare. Infatti, o lo mettete che lo superate in automatico, o dovete superarlo col tasto, veramente non cambia nulla. Diciamo il livello di difficoltà, quello del controller che non si deve muovere di Until Dawn, non si batte. Sì. Però questa cosa del battito in House of Ashes era stata migliorata molto, quindi preferivo quella in realtà. Anche la telecamera, in House of Ashes è molto meglio. Qui fa quasi sempre schifo, nella maggior parte delle volte. Beh, poi a livello grafico invece è abbastanza buono, devo Sì. dire. Su qualche espressione non mi ha convinta proprio appieno, però a livello proprio generale va bene. Diciamo inizialmente ci ha lasciato un po' così perché ci aspettavamo un livello più alto, però poi giocandolo tanto alla fine abbiamo detto vabbè sì, però in effetti comunque qualcuno di loro non ha dato proprio il meglio di sé. Tipo all'inizio il primo poliziotto che si vede nella storia non era proprio al massimo livello, poi dopo è leggermente migliorato con l'espressività, però all'inizio era un po' scarso. A livello narrativo comunque io ricordo che avevo letto un articolo prima che usciva il gioco che dicevano che ci stanno circa, Conto beh, 600. comunque un sacco di cambiamenti piccolissimi, però ci stanno diversi cambiamenti e quindi tante cose diverse. In realtà, giocandolo appunto più volte, abbiamo visto che ci sono molte sezioni che sono praticamente identiche e anche altre, pur facendo cose diverse, alla fine il risultato è sempre quello. Sì. Addirittura dei personaggi si comportano in un modo che in un modo o in un altro vanno a parlare sempre in quel punto. E addirittura ci sono delle sezioni dove parlano in un modo strano, come tu dici, ma perché si sta rivolgendo a quello mentre doveva parlare con quell'altro? Cioè, Vabbè, un po' buggato in realtà anche. vabbè, no, il lato dei bug ne parliamo tra poco perché in realtà è stato buggatissimo, proprio da ridere. E comunque, tralasciando quindi tutte queste piccole cose che non ne hanno fatto chissà i grandi cambiamenti, è stata questa la cosa un po' peccato perché l'abbiamo giocato 5 volte o No, 6. vabbè, in realtà io sono rimasta molto delusa su questo aspetto. Diciamo i cambiamenti di base li vedete di più con la classica cosa tutti vivi, tutti morti. Lì notate qualche differenza maggiore perché ovviamente cambia il finale. Però bene o male sono tipo 4-5 finali forse in totale. Inoltre è molto negativo il fatto che manca un vero epilogo. Cioè, di solito comunque abbiamo sempre visto in questi giochi che ci sta la sezione finale dove magari i personaggi parlavano con qualcuno e lasciavano intendere quello che era successo, spiegavano le loro motivazioni. Diciamo comunque si poteva gestire molto meglio. Nel senso che qui nel gioco sentite poco la differenza se tipo vivono due personaggi o ne Ah, vivono sì. quattro. Non c'è molta differenza. E poi una cosa veramente troppo fastidiosa è il fatto che comunque hanno allungato di un sacco la storia. Tipo per esempio una prima run base vi dura tra le 10 e le 12 ore. Però perché i personaggi fanno proprio un sacco di chiacchiere, ma Ma anche alcune volte inutili. la maggior parte soprattutto. Molte chiacchiere inutili al punto che ok la prima volta che te lo giochi te lo senti con interesse queste chiacchiere che ti fanno loro,
Però la seconda è la terza volta che questi attaccano a parlare per 20 minuti, veramente 20 minuti di sole chiacchiere. Ti viene la cosa un po' di dire: ok, lascio il controller e me ne vado di là, torno fra mezz'ora. Però non si può fare perché comunque tra queste chiacchiere ogni tanto devi dare una risposta che non cambia minimamente né a livello di trama, però comunque devi dare una risposta e se non rispondi il gioco si ferma e quindi devi rimanere per forza lì a guardarti tutta la scena e tutte le chiacchiere. Diciamo ci voleva qualcosa che o permetteva proprio di skippare il filmato, visto che c'è una differenza tra scene filmate e gameplay, oppure almeno di metterlo questo avanti veloce, una roba più così, qualche opzione da aggiungere perché è pesante come cosa da fare più volte, soprattutto perché magari per vedere diversi finali non ti vuoi giocare proprio tutto il gioco da capo, soprattutto i primi due capitoli che Bel veramente non cambia prologo. niente. Prologo e capitolo 1 e 2 veramente non cambia mai nulla. E anche il capitolo 7, che è a metà gioco, è lunghissimo e non cambia proprio quasi niente. A livello di trama, poi hanno fatto anche un'infamata proprio per quelli che si interessano ai collezionabili o ai trofei, nel senso che nel capitolo 2 è presente un bivio dove da una parte ci sono due collezionabili e da una parte ci sta un altro collezionabile. Quindi vi costringe a fare due partite prendendo tutti i collezionabili di una parte e dell'altra, perché non si possono prendere insieme, nonostante le due strade non portano nessun cambiamento a livello di trama, cioè proprio in quel caso veramente nessuno, cambia solo l'ambientazione, diciamo, sentiero, però proprio zero cambiamento. A livello di gameplay ci siamo già espressi, la telecamera fa schifo, quando camminano i personaggi sono veramente pesanti e lenti, anche con la camminata diciamo veloce, sono lentissimi, quando salgono o scendono le scale è proprio l'inferno. Sì. E poi Anche se da questo punto di vista è anche un po' più realistico, perché non è che hanno un motivo di correre. quello sì, però diciamo comunque Beh, tu diciamo ci vorrebbe. Doveva essere una differenza tipo tra quando stanno scappando e quando camminano normalmente, invece non c'è. E poi vabbè, comunque c'è pure il fatto da dire che è un po' troppo lenta la camminata, cioè nessuno scende le scale in quel modo. Questa cosa da far Vabbè, solo le notare. persone più grandi di età. E poi, vabbè, come detto già, i quick time sono stati molto deludenti perché è veramente molto semplice. Infatti, se capita che muore qualche personaggio, è semplicemente perché non conoscendo il gioco fate una scelta errata. Però, a livello di sbagliare qualche tasto è veramente difficile. Anche le sezioni sparatutto in House of Ashes erano migliori, cioè ci sono stati diversi elementi di gameplay che in House of Ashes abbiamo trovato più fatte meglio, comunque più interessanti da giocare, comunque. Poi a livello di personaggi sono un po' troppo ragazzini. Nel senso, cioè, è giusto il carattere che hanno messo, visto che sono ragazzini. Però non so, avrei voluto una storia un po' più matura. Sì, infatti è proprio, è vero che è voluto forse l'effetto film horror di serie B anni 80, però comunque è un po' troppo marcato con questi personaggi che sono proprio i classici stereotipi dei ragazzi americani, ci sono proprio fatti con lo stampino tutti quanti, ognuno ha proprio un carattere preciso di quei ragazzi che vedete in tutti i film e serie TV americane e sono presenti anche qui con loro, anche se giocandolo più volte, bene o male, poi ti affezioni anche ai personaggi, impari a conoscerli, però durante la prima partita sono tutti personaggi che non ti lasciano quasi niente. Poi magari prendendoli collezionabili, giocando tutto, si vedono diversi lati di ogni personaggio, diventa anche più interessante, però con una sola partita non rende molto. Graficamente, come detto, ci siamo già espressi, e per quanto riguarda l'audio invece, musica e effetti sonori, niente da dire, tutto nella norma. Il doppiaggio italiano, in realtà, alcuni non brillano particolarmente, però altri personaggi in realtà sono stati doppiati molto bene. L'abbiamo giocato solo con doppiaggio in italiano, quindi non sappiamo adesso il doppiaggio originale come suona. Poi ci stanno diverse impostazioni, e alcune interessanti, alcune meno, per esempio. Quella che interessa a noi è la modalità per streamer, che tipo in Life is Strange è assente. In Life is Strange, quando si attiva la modalità no copyright, la scena diventa muta ed è proprio brutta da vedere. Qui invece hanno preparato delle canzoni, diciamo,
adatte allo streaming, cioè almeno su Twitch non ci hanno fatto problemi. Poi su YouTube sono comparsi dei copyright, ma niente di grave. Nel gioco ci sono diverse impostazioni per gestire la difficoltà, per esempio potete rendere automatiche alcune sezioni e altre invece potete metterle con un timer più lungo o più lento, come preferite. Diciamo più o meno questo è quello che c'è da dire sul gioco. La longevità, come detto, sono circa 10 ore per una partita intera, 12 ore cercando di prendere tutti i collezionabili e poi per curare tutti i morti all'incirca 6-7 ore più o meno. Diciamo è questo il tempo che ci vuole per giocarlo. Beh, io sinceramente sono rimasta non proprio delusa, perché comunque il gioco più o meno mi è piaciuto, però mi aspettavo di più. Diciamo non ha soddisfatto le aspettative. Diciamo che comunque è palese che l'hanno pompato molto per via del cast di personaggi. Hanno inserito dei personaggi, cioè degli attori molto famosi, molto richiesti, e quindi hanno aumentato il prezzo del gioco e varie cose. Però diciamo, forse anche per colpa proprio dei personaggi reali, ci sono poche scene che differenziano, perché magari con un personaggio creato interamente al computer è più facile realizzare 20 scene. Tu non puoi chiedere a un attore di dire 20 battute in questo momento perché dobbiamo fare 20 scene diverse, e quindi si andavano a somigliare un po' tutte. Nel complesso, per quando abbiamo parlato in modo quasi tutto negativo, per lo più, a parte la prima parte, però comunque appunto ci è piaciuto come gioco, è stato interessante. Tuttavia ci sono ancora diverse cose da migliorare, soprattutto a livello di trama, magari più thriller volendo, potrebbe essere più interessante, con qualcosa da scoprire. Diciamo dovrebbero ridurre un po' il lato fantasy di questi mostri tipo fantasiosi, perché comunque smorza un po' l'atmosfera e una volta che hai scoperto la storia comunque si perde abbastanza. Fateci sapere cosa ne pensate di The Quarry, se l'avete giocato, se aspettate di recuperarlo. Il nostro consiglio per chi vuole, non vuole acquistare adesso, come già vi abbiamo detto, è di aspettare il Black Friday di ottobre-novembre, dove sicuramente andrà in sconto sui 20-30 euro. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima! Thank you.